Il progetto criptovalutario W12 è sbarcato sugli exchange di tutto il mondo con la formula dell'Initial Exchange Offering, ovvero IEO, oppure IEO per dirla all'italiana. Ciao, sono Zane di Turbolab.it. E questo è un video di aggiornamento proprio sul progetto W12. Vedremo in che cosa consista una IEO, se sia un'occasione interessante per poter guadagnare e a che punto si è arrivato allo sviluppo di questo progetto. Se l'argomento ti interessa, seguimi. Prima di cominciare, vi ricordo che seguendo il link che trovate nella descrizione del video qui sotto, potete raggiungere l'articolo che abbiamo pubblicato su turbolab.it, con la procedura passo passo, i link alle risorse delle quali parleremo fra poco e tutte le informazioni aggiuntive delle quali potreste aver bisogno. Come sapete, al contrario di molti altri colleghi, ci tengo molto alla massima trasparenza. Questo video è stato sponsorizzato da W12, ma ho accettato di realizzare questo video perché credo che il progetto sia piuttosto interessante. Nello specifico ci tengo a precisare che continuo a ricevere moltissime di richieste di sponsorizzazione di qualsiasi peggiore shitcoin, ma rinuncio proprio perché non vedo alcun valore. Invece per quanto riguarda W12 mi sembra un progetto davvero interessante. Ciò detto, non sono un promotore finanziario ma un tecnico informatico. Questo video non costituisce un consiglio di investimento. Fai sempre le tue ricerche, le tue valutazioni in prima persona prima di credere a qualsiasi persona che ti parli su YouTube. Ho già parlato di W12 in molteplici occasioni, in particolare nel 2018 quando ho realizzato la review completa che trovi qua sopra, nella quale ho parlato del team, ho analizzato chi sono i componenti e qual era la loro proposizione commerciale. Da allora ad oggi la situazione è cresciuta, il team ha fatto ottimi progetti sull'implementazione di tutta la loro vision a lungo termine. In particolare all'inizio W12 era una piattaforma per la raccolta fondi per le ICO, focalizzata però su un approccio che consentisse di tutte gli investitori. In particolare i progetti che si finanziavano tramite la ICO su W12 dovevano fissare degli obiettivi predeterminati e ottenevano i fondi raccolti in modo progressivo solamente al raggiungimento di questi obiettivi. Era un modello molto interessante, dicevo nel video originale, proprio perché tutelava gli investitori che, in caso non fossero stati raggiunti gli obiettivi prefissati dal team, avrebbero potuto ritirare il proprio contributo. Da allora ad oggi W12 è evoluta e ha mantenuto sicuramente questa piattaforma per investire in ICO, ma ha ampliato la copertura anche a moltissimi altri tipi di raccolta di capitali, sempre applicando la formula che consentiva ai progetti finanziati di accedere ai capitali raccolti in modo progressivo, solo al raggiungimento degli obiettivi. Nello specifico si parte dalla raccolta di denaro per beneficenza, che costituisce un mercato da 733 miliardi di dollari, e alla raccolta di firme in favore di iniziative sociali. W12 ha poi aperto crowdbuilding.io, che applica lo stesso modello all'edilizia, quindi di fatto i costruttori intenzionati a realizzare delle case raccolgono, pubblicano i propri progetti su crowdfunding.io, vengono finanziati dagli investitori privati come posso essere io o tu che mi ascolti, e di fatto possiamo acquistare un solo metro di questa proprietà che viene costruita e il costruttore avrà accesso ai fondi raccolti solo mano a mano che costruirà effettivamente l'abitazione. In cambio si riceve un token che può essere speso oppure rivenduto in un secondo momento sul libero mercato. La stessa cosa è stata applicata anche alle proprietà preesistenti, di cui si possono acquistare ad esempio dei palazzi o porzioni, metri quadri di palazzo, ottenendo un gettone che poi possiamo rivendere in caso la zona o l'abitazione stessa si rivaluti nel tempo. La stessa idea è stata applicata anche in quello che definiscono la tokenizzazione delle merci. Di fatto si tratta di una specie di Kickstarter tramite la piattaforma W12, ovvero gli imprenditori che hanno un'idea, vogliono realizzare un prodotto, lo possono mettere in vetrina su W12 per attrarre i capitali degli investitori privati. In cambio gli investitori ricevono un gettone che può essere utilizzato in due modi: o per acquistare il prodotto o il servizio con un fortissimo sconto fino al 70% una volta che sia stato completato lo sviluppo, oppure per rivenderlo ad altri in un secondo momento. C'è poi W12 Launchpad, che di fatto è una piattaforma, una sezione della loro piattaforma per la raccolta di finanziamenti e l'aggregazione delle persone attorno a progetti di sviluppo sostenibile. Tutto questo sta maturando parallelamente allo sviluppo dell'infrastruttura che abiliterà appunto a realizzare tutte queste cose che ci siamo detti, e in particolare il gruppo ha affermato che mira a raccogliere 100 milioni di dollari entro il 2020 per i progetti lanciati sulla piattaforma W12.
Dal punto di vista finanziario, W12 ha condotto la propria ICO e hanno raggiunto il soft cap, quindi di fatto sono completamente finanziati. Ma perché non hanno raggiunto l'hard cap? Ci sono ancora dei gettoni destinati alla vendita a disposizione e i ragazzi hanno deciso di fare una IEO. Di fatto una AIO, le AIO sono la tendenza del momento, si tratta di ICO però condotte all'interno dell'exchange. Quindi di fatto l'exchange accetta di ospitare questa ICO all'interno della propria infrastruttura dopo ovviamente aver svolto tutte le validazioni del caso. I vantaggi per gli investitori dovrebbero essere che oltre a fare la valutazione in prima persona anche l'exchange stesso ci mette un layer di protezione in più perché di fatto dovrebbero svolgere dei controlli approfonditi prima di accettare i progetti da proporre ai propri utenti. C'è anche un altro vantaggio delle AIO rispetto alle ICO che l'exchange, poiché carica sulla propria piattaforma la vendita iniziale dei token, li espone a tutto il proprio bacino di utenza, quindi di fatto c'è un aspetto anche di visibilità e di pubblicità aggiuntivo. L'altro aspetto secondo me molto importante è il fatto che immediatamente dopo il termine della AIO i token diventano disponibili per la contrattazione, quindi per la compravendita direttamente sull'exchange stesso. I ragazzi di W12 mi segnalano infatti che nella maggior parte dei casi moltissime ICO lanciate nel 2018 non sono mai realmente arrivate nemmeno sull'exchange, quindi chi ha comprato il token non ha modo di venderlo o di trattarlo in alcun modo e se lo ritrova in saccoccia. Invece proprio la formula dell'AIO garantisce che al termine della fase di vendita vengono immediatamente attivate le contrattazioni proprio sull'exchange stesso. Bene, dicevamo, W12 sta per lanciare la propria IO e in particolare si sta appoggiando a una serie di exchange, molteplici exchange, ognuno con un focus sulla propria area geografica di riferimento. Il partner scelto per l'Italia è Digital Price, che è una realtà, secondo le informazioni che mi hanno comunicato i ragazzi di W12, nata nel 2018 e che ha base proprio in Italia. Ebbene, ho il piacere di annunciarvi che proprio tramite la sponsorizzazione di W12 avrò l'occasione di seguire in diretta live qui su YouTube il lancio di W12 su Digital Price. La data scelta è il 7 maggio 2019 alle 7:30 di mattina. Sarò proprio qui in diretta con voi per commentare live e interagire con voi durante l'apertura delle contrattazioni della AIO su Digital Price. Quindi se l'argomento vi interessa vi aspetto qui sul canale proprio il 7 maggio 2019 alle 7:30 della mattina. Nel frattempo, se siete interessati a partecipare alla AIO, vi segnalo che seguendo il link che trovate qua sotto nei commenti potete registrarvi immediatamente. Vi raccomando di farlo se poi dovrete procedere, perché sicuramente quando inizieranno le contrattazioni ci sarà un pochino di traffico spinto sul sito e quindi potremo assistere a dei rallentamenti o dei problemini tecnici. Quindi se volete partecipare all'AIO, il momento giusto di registrarsi è ora. Bene, da Zana di Turbolab.it è tutto, spero che il video vi sia piaciuto, di nuovo vi aspetto qui sul canale per la live martedì mattina se vorrete seguirla in diretta con me, mentre se il video ti è piaciuto come al solito ti chiedo di cliccare sul pulsantone mi piace, per me è sempre estremamente importante e quindi ti ringrazio in anticipo. Per il resto fammi sapere che cosa ne pensi nei commenti qua sotto, se parteciperai alla AIO, se credi che ci siano dei vantaggi in questa formula rispetto alle ICO e in particolare tutto quello che vuoi condividere con me e con la community di Turbolab.it. Per essere informato invece non appena la live sarà disponibile ricorda di cliccare sul grande pulsantone rosso iscriviti che trovi qua sotto oppure seguire il canale Telegram di Turbolab.it o la nostra newsletter. Al prossimo video, ciao!